Ecco il nostro astronauta. Vai così, Miles! Povera Loretta, si sta perdendo lo spettacolo. Oh, mi sto perdendo lo spettacolo. Bene, adesso mi serve assistenza. Scagnozzi, benvenuti al padiglione dei giovani inventori, che al momento è vuoto di giovani inventori, ma al tempo stesso pieno di rarità di alta tecnologia! Quale di queste vuoi che rubiamo, capo? Non posso sceglierne solo una. Le voglio tutte! Allora avremo bisogno di una nave più grande per portarle. Non intendo rubare solo le invenzioni. Ho intenzione di rubare l'intero padiglione. È costruito in modo così semplice. Questo padiglione è dotato di motori a razzo. Non rischieremo che qualcuno ci noti. No! Perché al tetoscopio sono tutti occupati a guardare lo spettacolo di volo. Mentre io scendo nella cabina di pilotaggio ed avvio i motori del padiglione, voi bloccherete le porte del tetoscopio con questo dispositivo! In questo modo nessuno potrà inseguirci. Però, il capo ha pensato a tutto, eh? È forte, veramente forte! Sì? Fantaspettacolare! Siamo grandi! Lavoro ultra acrobatico, ragazzi! Non mi sono neanche incollato! Ora ormeggiamo i veicoli e andiamo al padiglione dei giovani inventori! Scagnozzi! Bloccate le porte! Ai tuoi ordini, capo! Che cosa sta succedendo? È bloccata! Credo che siano tutte bloccate! Creek, hai fatto qualcosa per bloccarci qui dentro? Come ti viene in mente? Che io... No, stavolta no. Allora, mio caro e adorabile padiglione dei giovani inventori, si parte tra 5, 4... 3... Fatto, sistemato. Oh! Ci stiamo muovendo. Gli scagnozzi. Papà. Non stai portando via il padiglione per un piccolo test di guida, vero, Stellina? Papà, c'è di mezzo Gadfly Garnet. I suoi scagnozzi sono qui. Miles! Mamma, che succede? Gadfly ci ha bloccati nel tetoscopio e ha portato via il padiglione, ma c'è Loretta bloccata dentro. Avete informato la Guardia Spaziale? Gli ammiragli lo stanno facendo, ma il padiglione potrebbe sparire prima che intervenga. Tranquilli, recupereremo Loretta. Miles, ti farò passare dal portello principale. E ricorda la regola numero 9 degli esploratori. Non piantare mai la tua tenda su un formicaio? No, quella è la regola numero 8 e la 9 è procedi con cautela. In altre parole, sii prudente. Giusto. E Merc, tu tienili d'occhio. Miles dal futuro. A Disney Junior.